Buongiorno da Carolina e dai miei pacchi. Temu che adesso andremo finalmente ad aprire insieme. Vi faccio vedere quello che ho scelto dal sito. Ragazzi, buongiorno. Allora, finalmente riesco a mostrarvi il contenuto di questi due pacchi di Temu. Sono contentissima, non vedo l'ora di scartarli, soprattutto di iniziare a utilizzare il loro contenuto. Abbiamo una serie di articoli per l'organizzazione della cucina a prezzi super accessibili. Come sapete, io ho fatto diversi video riguardanti Temu, ho acquistato personalmente diverse volte dal loro sito, mi sono sempre trovata benissimo per tutti i prodotti che ho acquistato. Temu è un'applicazione che appunto vi offre una vasta gamma di prodotti a prezzi super convenienti. Veramente trovate di tutto sul sito, articoli per l'organizzazione della casa, articoli per la cucina, come ad esempio tazze, piatti, oppure anche articoli per l'arredo, per la persona, per lo sport, per gli animali, insomma, c'è veramente il mondo. E appunto io ho comprato diverse volte da Temu e mi sono sempre trovata bene con tutto, anche proprio con vari articoli che potrebbero sembrare delicati, come ad esempio piatti, tazze, sono super resistenti e hanno resistito a infiniti lavaggi sia a mano che in lavastoviglie e veramente mi sono trovata sempre molto bene. Allora, volevo dirvi che spesso mi chiedete quanto tempo ci impiega appunto l'ordine ad arrivare. Ci impiega circa 7 giorni, quindi appunto i tempi sono nei normali tempi di consegna. Adesso bando alle ciance e iniziamo, così vi mostro appunto il contenuto dei miei pacchetti. Sono belli sostanziosi. Ho fatto appunto un ordine superiore ai 100 euro, però veramente ho preso un sacco di cose perché veramente tantissime cose sul sito e devo dire che mi sono anche trattenuta dall'acquistare. Tutti i prodotti sono super imballati, io ho acquistato diverse ceramiche appunto anche come soprammobili e non ho mai avuto problemi, è sempre arrivato tutto perfettamente intatto e imballato e adesso vi faccio vedere. Allora, iniziamo da questo primo pacchetto. Allora, guardate, il primo articolo è questo carrellino per la spesa, che è sicuramente super conveniente, soprattutto quando devo andare a fare delle compere con la bimba e non ho la possibilità di tenere appunto in mano le varie borse della spesa. Ha le ruote al di sotto, è super comodo, ha il manico. Come vedete, appunto si tira su e giù con molta semplicità e anche per quanto riguarda le ruote, una volta che avete finito di utilizzarlo, lo potete andare a riporre tranquillamente in un angolino senza occupare troppo spazio e quando appunto lo dovete utilizzare, basta semplicemente tirare giù questa parte qua. Questa è la fantasia, una fantasia floreale in vista dell'arrivo della bella stagione. Internamente è anche abbastanza capiente, ve lo faccio vedere in questo modo, vedete? È super utile, veramente super utile e anche non tanto ingombrante perché comunque ve lo potete portare dietro e utilizzarlo in caso di necessità. Ha anche il bottoncino in modo da andare a chiudere il vostro carrellino una volta che avete inserito la spesa all'interno, vedete, con un semplice click. Ed è carinissimo, oltre che super utile. Tra l'altro, da questo lato ha anche una cernierina dove poter andare a inserire internamente magari le chiavi di casa, il portafoglio, le monete se non avete voglia di portarvi tutto quanto dietro. Ed è carinissima. Di tutti i prodotti, vi lascio il link in info box, così se vedete qualcosa che vi piace, sicuramente potrete andare a vedere direttamente sul sito. Adesso apriamo lui, altro accessorio super utile per la cucina. Guardate un po' di cosa si tratta.
Si tratta praticamente di un accessorio che volevo acquistare da tempo. È un appoggiamestoli. Quando voi cucinate, andate a inserire questo, ad appoggiare questo sul top della cucina e appunto cucinate e andate ad appoggiarci al di sopra i mestoli sporchi in modo da non sporcare nulla e anche i coperchi delle pentole quando appunto dovete girare per evitare che appunto si bruci durante la fase di cottura. Togliete il coperchio e lo andate a appoggiare qui sopra. Stesso discorso vale appunto per il mestolo. È veramente super utile, in questo modo non sporcate nulla, perché ogni volta io combino sempre dei grandissimi disastri, ogni volta vado ad appoggiare il mestolo al di sopra del top e quindi poi bisogna stare a pulire sempre tutto. Invece in questo modo non sporcate niente, nel caso il tutto rimane dentro a questo accessorio e tranquillamente lo andrete poi a lavare sotto l'acqua. Adesso andiamo a spacchettare lui. Si tratta di un piattino che tra l'altro è molto bello, guardate, non so se riuscite a vedere. Comunque ha tutti i disegni, più che altro una lavorazione particolare, tutti i fiorellini appunto in rilievo, ecco, forse così riuscite a vederlo. C'è la sua ruota al di sotto, adesso lo monto e ve lo faccio vedere subito. Ok, montato. Praticamente è un vassoietto che voi andate a mettere all'interno di un mobile della cucina. Al di sopra mettete le varie spezie, ad esempio, e in questo modo vi permetterà, una volta che andrete ad aprire l'anta della vostra cucina, di scegliere quello che vi serve ruotandolo semplicemente. In questo modo vi consente di risparmiare parecchio spazio, perché appunto non dovete mettere tutte le varie spezie, ad esempio, ma potete metterci quello che volete. Io ci andrò a mettere le spezie e non dovete stare appunto a occupare troppo spazio. Mettete il tutto qui dentro e quando vi serve qualcosa lo ruotate tranquillamente e prendete quello che vi serve. In questo modo avete una visione completa di tutto quello che appunto è contenuto al suo interno. Andiamo avanti, è arrivato il suo turno. Dunque, ho preso questa sacca super contenitiva di questo color grigio per andarci a mettere, in attesa del completamento della cameretta di Angelica, tutti i suoi giochi. Cioè è veramente grandissima, adesso ve la mostro meglio, guardate, cioè è super super capiente. Noi di giochi ne abbiamo veramente tanti e quindi ci occorreva un qualcosa che fosse proprio tanto capiente. La cerniera, adesso andiamo a chiudere così vi faccio vedere meglio la grandezza, più che altro. Io la utilizzerò appunto per metterci al momento i giochini di Angelica, però appunto vedete, questa è la parte superiore, qua ha i manici, però può essere utilizzata per qualunque altra necessità, ad esempio, non so, se volete andare a organizzare una stanza, se volete organizzare un ripostiglio, se volete metter via delle cose che non vi servono più, magari anche dei vestiti. Può essere utilizzata ad esempio anche per il cambio armadio nel passaggio da una stagione all'altra. È veramente grandissima, ragazzi, super grande. Ovviamente anche di questa vi lascio il link in info box, così andate a vedere meglio sul sito. Non riesco neanche a farla entrare nell'inquadratura, talmente è capiente. È bella, mi piace molto anche la tonalità, anche il colore, e soprattutto è anche molto comoda perché, come vedete e come vi ho mostrato prima, ha appunto lateralmente i manici per poterla spostare in tutta tranquillità e comodità soprattutto. Andiamo avanti, ho preso davvero un sacco di cose, cerco di andare veloce perché ve lo voglio mostrare tutti senza, diciamo, perdere troppo tempo. Allora, adesso è arrivato il suo turno, finalmente lo aspettavo veramente con grande enfasi perché non vedo l'ora di utilizzarlo. Adesso lo apro e vi mostro il contenuto di questo nuovo pacchetto. Ecco qua. Ma che bello, ragazzi, è bellissimo. Anche il colore è veramente, veramente bellissimo. Si tratta di un porta pennelli. Che meraviglia! È molto
molto bello anche da lasciare esposto a vista, in bagno o sul nostro comò in camera da letto, nella nostra postazione trucco. È quasi un peccato nasconderlo all'interno di un mobile o di un cassetto perché è veramente molto bello. Era disponibile in diversi colori, io ho scelto il color bianco in abbinato con il dorato perché lo trovo molto elegante. All'interno andate a metterci appunto tutti i vostri pennelli, poi li andate a richiudere così rimane tutto anche molto igienico e ha appunto la sua cupolina, il suo coperchietto e nulla, veramente molto bello. Ha la scritta dorata che va a riprendere appunto i dettagli qui e niente, questo lo aspettavo perché ho necessità di organizzare tutti i pennelli del trucco e in questo modo rimangono oltre che belli da vedere, ordinati, ma soprattutto poi è anche molto utile perché quando vi dovete truccare, io solitamente prima tenevo tutto all'interno delle pochette, però ogni volta dovevo star lì a perdere tempo per cercare i vari pennelli. In questo modo, tenendoli riposti qui dentro, sono esposti, sono belli a vista, quindi potete subito andare a prendere quello che vi serve senza perdere troppo tempo. Carinissimo, veramente, veramente carinissimo. Andiamo avanti. Allora, anche lui lo attendevo con ansia. Si tratta di un accessorio che vi semplificherà notevolmente la vita in cucina durante la preparazione dei pasti. Praticamente è un contenitore che va aperto, ovviamente, vedete? Adesso lo apro e ve lo faccio vedere. Eccolo qui, che va attaccato allo sportello della cucina. Voi potete cucinare, affettare le vostre verdure e tutti gli scarti di cibo, li potete buttare qui dentro senza bisogno di stare lì a raccoglierli e portarli nel bidone dell'immondizia. Semplicemente, mentre state cucinando, molto utile, soprattutto se siete di corsa, buttate tutte le bucce qui dentro, comunque appunto, come vi dicevo, gli scarti di cibo in generale, e dopodiché lo andrete poi a svuotare nel cestino dell'umido. E in questo modo potrete continuare a cucinare senza interruzioni ed è fantastico. Era da tempo che cercavo un accessorio del genere e appena l'ho visto sul sito di Temu mi sono detta no, assolutamente lo devo prendere perché è super utile, semplifica davvero tantissimo la vita in cucina. Vedete, qua ha praticamente la parte che va incastrata nello sportello e voi potete cucinare andando a infilare tutto qui dentro e poi dopo, quando avrete finito, pulito e riordinato la cucina, lo andrete a svuotare e lo potrete lavare tranquillamente sotto l'acqua e una volta finito l'utilizzo lo andate a riporre tranquillamente all'interno del vostro cassetto della cucina perché come vedete occupa proprio pochissimo spazio. Andiamo avanti, siamo quasi alla fine del primo pacco. Allora, ho preso poi lui, ragazzi, questa volta in formato grande perché la volta scorsa l'avevo acquistato io, però appunto ho preso il formato piccolo per provarlo e devo dire che una volta provato mi sono trovata benissimo, mi sono detta perché non passare al formato grande. Si tratta di un erogatore spray, vedete, voi andate a mettere il liquido qui dentro, nell'altro io ho messo l'olio per andarlo poi a vaporizzare sugli alimenti, soprattutto durante l'utilizzo della friggitrice ad aria e appunto mettete il liquido qui dentro e va a vaporizzarlo, è super comodo veramente, semplicissimo ovviamente da utilizzare e anche molto bello esteticamente. Sono disponibili in diversi colori, io l'ho scelto bianco e ve lo consiglio perché ovviamente costa poco, ma soprattutto è veramente molto utile durante la preparazione dei pasti in cucina. Poi ho preso questi sacchettini che mi servivano da tempo, su Temu si trova veramente sempre di tutto. Sacchettini che voglio utilizzare appunto in cucina, dopo che sono tornata dal supermercato dove ho fatto la mia bella spesa, voglio andare a lavare immediatamente tutte le verdure perché adesso ho deciso di congelarle, dato che quando le acquisto non riesco praticamente a finire, la settimana perché devo cucinarle subito, perché altrimenti si rovinano. Quindi le voglio lavare, preparare, tagliuzzare e andarle a inserire all'interno di questi sacchettini e metterli poi nel congelatore. Sono dei sacchettini ermetici, vedete, tranquillamente li andate ad aprire e a chiudere e potete inserire
qui sopra, potete scrivere qui sopra la data e il contenuto appunto di ciascun sacchettino. C'è proprio l'etichetta, adesso qui non si vedrà, comunque c'è scritto data e contenuto e sono molto utili, veramente molto utili. Questi io vi consiglio sempre di averli in casa perché per il congelatore secondo me sono indispensabili. In questo modo vi permette di organizzarvi anche i pasti, di avere anche tutto lì a portata di mano. Vi basterà semplicemente leggere il contenuto, comunque è vero che sono trasparenti, il contenuto si vede da sé, però comunque tante volte magari se andate già ad aiutare le verdure, scrivere il contenuto al di sopra della busta non guasta assolutamente. Ok, arriviamo adesso a lui, anche lui super utile, ve lo consiglio. Si tratta di questo contenitore che va inserito all'interno del lavello e potete metterci all'interno, ad esempio, le verdure e in questo modo potrete lavare tranquillamente le verdure, lasciandole riposte qui dentro e una volta completato il lavaggio potete lasciarle scolare. Si apre, si chiude, vedete, lo regolate in base alle dimensioni del vostro lavandino. In questo modo lo appoggiate internamente da un lato e dall'altro con tutte le verdure al centro e le lavate tranquillamente. Anche questo è super leggero, poco ingombrante. Una volta terminato l'utilizzo, lo potete andare a riporre all'interno di un cassetto e lo potete tirar fuori solo all'occorrenza. Anche questo è veramente molto utile. Io in passato ne avevo uno che però poi si è rovinato, acquistato, non mi ricordo neanche più dove, e avevo necessità di prenderne un altro perché durante appunto la preparazione dei cibi è molto utile. Passiamo ora al secondo pacco. Mi sento come una bimba il giorno di Natale. Ovviamente avendo ordinato un sacco di articoli, non mi ricordo neanche più. Ah, ecco, anche loro, super utili proprio per rimanere in tema di cucina. Sono tutta una serie di contenitori in plastica, i contenitori di diverse dimensioni. Poi abbiamo tutti i vari coperchi ermetici, quindi che garantiscono una chiusura ottima. E poi addirittura abbiamo le varie etichette dove poter andare a scrivere lì sopra il contenuto. E la cosa che mi piace un sacco è che oltre alle etichette vi danno anche il pennarello bianco per poter scrivere appunto sull'etichetta. Quindi proprio carinissimi, carinissimi. Allora, io voglio andarci a mettere la pasta sinceramente e in questo modo una volta appunto messa la pasta all'interno, vabbè che noi ne mangiamo così tanta di pasta e poi comunque io faccio una spesa molto mirata, nel senso che compro solo in base al menu settimanale, quindi non ci sono sprechi. Però volendo anche comprare qualche pacco in più di pasta, assolutamente non ci sono problemi perché andate a scrivere poi sull'etichetta appunto la scadenza e il tipo di pasta, che anche qui vabbè si vede il contenuto, però giusto per, e lo andate ad applicare appunto qui sopra e siete a posto. In questo modo i cassetti rimarranno tutti belli ordinati, i contenitori chiudono benissimo, veramente benissimo, quindi i vostri cibi rimarranno all'interno senza appunto danneggiarsi, senza rovinarsi. Bene, passiamo all'ultimo pacchettino da scartare. Non vedo l'ora di iniziare a utilizzare tutto. Non vedo l'ora. Eccoci. Allora, questo è un contenitore con coperchio. Guardate che bello il colore. Di un color bianco con questo coperchio color crema al di sopra e lo potete appunto utilizzare anche in questo caso per andare a organizzare l'interno dei vostri mobili. Ad esempio, potrete utilizzarlo per andare a organizzare gli interni di un armadio in camera da letto, oppure anche andare a organizzare ad esempio un ripostiglio mettendoci all'interno tutto ciò di cui avete bisogno. È veramente molto capiente. Ci sono diverse misure sul sito. Ovviamente cliccando poi sul link che vi lascio in info box potrete vedere tutte le misure. In questo modo poi una volta che avete inserito all'interno quello che vi serve, quello che volete andare a organizzare, lo andate a richiudere e rimane anche in maniera molto ordinata a vista. Potete anche lasciarlo a vista senza bisogno di andarlo a mettere all'interno di qualche mobile, perché sono veramente molto ben rifiniti questi contenitori. E anche questo appunto lateralmente ha i manici. Vi lascio in info box il link per ottenere uno sconto del 30% sul vostro primo ordine Temu. Nel caso potreste, per usufruire dello sconto, anche semplicemente inserire il codice sconto che vi lascio sempre scritto in info box. Spero che
questo spacchettamento vi sia piaciuto, vi consiglio appunto di andare a dare un'occhiata a Temu, può essere scaricata anche l'applicazione oppure potete semplicemente andare a dare un'occhiata al loro sito, hanno veramente, come vi ho detto prima, una vasta gamma di prodotti e sicuramente troverete qualcosa che vi piacerà e che vi sarà soprattutto molto utile. Vi mando un bacio grandissimo, ci vediamo nel prossimo video.